Introduciamo ora il concetto di ellissoide di manipolabilità dinamica. Noi abbiamo già visto l'ellissoide di manipolabilità cinematica, vediamo dal punto di vista dinamico che cosa possiamo dire, che cosa succede di diverso. Allora, se noi prendiamo uno spazio, che chiamiamo lo spazio in cui abbiamo per esempio le coppie sugli assi, per cui questa cosa diciamo tau 1 e tau 2, questa equazione è chiaramente una sfera nel, diciamo, una sfera in Rn, una circonferenza in R2. Ce lo ricordiamo perché questo sarebbe, non sta scrivendo. Ovviamente avevo fatto la prova 3 secondi fa. Un attimo solo. È l'app che problemi fino a 3 secondi fa faceva tutto quanto quello che doveva fare. La rete funziona perfettamente. Ok, allora, quindi sappiamo, però vabbè, sappiamo che io posso scrivere questo tau1 trasposto, tau trasposto per tau, questa equazione qui, so che è equivalente a dire tau1, tau2, che moltiplica tau1, tau2. Uguale, vabbè, e questo è chiaramente tau1 quadro più tau2 quadro uguale a 1, che è l'equazione nel caso, diciamo, bidimensionale della circonferenza, se no della sfera. Una forma quadratica con peso uguale a 1, per cui, diciamo, so bene che questa relazione mi dà questa figura, diciamo, geometrica. Quindi che cosa sto facendo? Sto prendendo tutti quanti i punti che, ai quali corrisponde, diciamo, uno stesso sforzo, diciamo, di coppia. Ora, il mio modello matematico, che so essere BQ due punti più, che altro ci sta qua? Beh, ci sta C di Q punto per Q punto più, diciamo, FV Q punto, e poi qua ho meno G trasposto di Q per H. Chiaramente, se facciamo l'ipotesi, cioè chiaramente facciamo l'ipotesi che il robot sia fermo e che quindi Q punto uguale a 0, questo e questo sono semplicemente termini nulli, e poi che non ci sia un'interazione con l'ambiente, per cui anche questo termine qui è nullo. Quello che rimane è evidentemente, diciamo, questa equazione B Q due punti più G uguale tau. A questo punto io che cosa voglio fare? Voglio vedere un attimo di scrivere l'accelerazione giunti in funzione dell'accelerazione lineare angolare dell'organo terminale, e io so che dove sta V è uguale a JQ punto. Ma questo implica che se vado a fare la derivata temporale, poiché questo è un prodotto, si vede che per le matrici, diciamo, dal punto di vista formale vale la stessa proprietà del
della derivata del prodotto per gli scalari, ma Q punto uguale a 0 per ipotesi, per cui io so che V punto uguale a J Q due punti, che poi fra l'altro implica evidentemente che due punti uguale, beh, io devo moltiplicare a sinistra per l'inversa di J, però J potrebbe non essere quadrata, per cui è la pseudo-inversa, facendo l'ipotesi che chiaramente esista, per cui ho che Q due punti è uguale a J pseudo-inversa per V punto. Ok? E questa cosa qua la vado a sostituire qua dentro. Va bene, quindi per ora non ho fatto ancora nulla. Adesso che cosa farò? Beh, adesso io vado a prendere tutta questa relazione e la vado a mettere qua dentro e vediamo che cosa succede. Ok? Ok. Allora. Un attimo che mi ha cancellato la pagina. Allora, nel momento in cui io vado a scriverla, beh, questo era tau, quindi io qui ho semplicemente sostituito al posto di tau B per J inversa V punto più G che è la gravità, va bene? Che anche se la velocità è nulla, chiaramente ha effetto. E questo non è nient'altro che la stessa cosa trasposto, perché era tau trasposto tau uguale a 1. Ok? Ora, a questo punto faccio qualche passaggio, vediamolo insieme, non sono complicati, però vediamolo insieme. Allora, questo termine che sta all'interno, diciamo, della parentesi tonda, B, gestione inversa, V punto B più G, che cosa faccio? Prima metto in evidenza a sinistra la B. Per farlo, chiaramente, io devo introdurre B a meno 1 qui perché non c'è. Questa operazione è sempre lecita, sì, perché l'inversa di B esiste, perché B è definita positiva. Ok, poi che cosa faccio? Poi aggiungo e sottraggo la stessa quantità qui. Ok? Questa quantità è un po' strana, se vedete è più o meno, ci sta J inversa J, B a meno 1G. E va bene, sappiamo. Diciamo, io già so, diciamo, chi ha fatto questi calcoli dove andare a parare, quindi stiamo aggiungendo e sottraendo la stessa quantità. A questo punto prendiamo e isoliamo un termine che è questo termine qui. Perché lo stiamo isolando? Beh, perché forse ricorderete che questa espressione qua è il proiettore nello spazio nullo, va bene? Per cui questa cosa qui è uguale a zero. Va bene? Quindi ho fatto questa cosa, questo è uguale a 0, dopodiché posso mettere in evidenza J pseudo-inversa. A sinistra metto in evidenza questo termine qua, lo porto fuori dalla parentesi. Perché ho fatto tutto questo sforzo? Beh, guardate un attimo, io adesso, una volta che ho fatto tutto questo sforzo, mi trovo che questa espressione qua la posso riscrivere in questo modo qua e ho isolato la accelerazione all'organo terminale.
cui lo vado a sostituire all'interno, diciamo, dell'equazione della sfera e ottengo che cosa? Beh, questa strana forma quadratica. Perché questa è una forma quadratica? Guardate un attimo perché è una forma quadratica. Perché io qui ho, è come se avessi, chiedo scusa, è come se avessi x trasposto wx uguale ad 1, in cui la parte, il nucleo della forma quadratica è definito positivo, perché questo è come se fosse il quadrato di un numero. Ho detto che con le matrici, quando noi abbiamo la matrice trasposta per se stesso, le proprietà è come se fossero, gran parte delle proprietà del quadrato di uno scalare si conserva. Per cui noi qui abbiamo una sorta, diciamo, è il nucleo della forma quadratica, e poi il nostro, diciamo, termine, la nostra variabile indipendente è V punto più qualcos'altro, ok? Quindi, ma questo dal punto di vista matematico è esattamente x trasposto wx uguale a 1. In cui, guardate, non è più un'ellisse con centro nell'origine, ma è un'ellisse che è traslata rispetto al centro dell'origine. Ora, questo è un calcolo puramente algebrico, però non riesco bene a capire quali sono le conseguenze. Lo capisco, penso, immediatamente nel momento in cui io ve lo faccio vedere questa ellisse. Io ve la faccio vedere su un manipolatore a 3 gradi di libertà, che sia sul piano verticale, quindi non sul piano orizzontale, un planare a 3 bracci sul piano verticale, e vi faccio vedere che cos'è il vostro bravo. Vorrei cancellare qua il vostro bravo. Ellissoide di manipolabilità dinamica. Guardate cosa sta succedendo qua. Qual è la lettura? Perché la cosa importante è la lettura. Cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che io sono passato da una sfera in sono passato da una sfera in tau. Questa è una sfera in tau che si trasforma in questo ellissoide nello spazio cartesiano. Allora, che cosa significa? Guardate, un punto qui si trasforma in un punto, diciamo, di questa ellisse. Ogni punto di questo si trasforma in un punto dell'ellisse. Fatemelo rifare magari un altro colore. Quindi questo punto qua si trasforma in un punto dell'ellisse. A parità di coppie, della norma delle coppie, perché se io sto parlando di sfera, vuol dire che la norma è unitaria, perché io quando parlo di sfera sto parlando di tau trasposto tau uguale 1, ma tau trasposto tau è la norma di tau al quadrato, va bene? Quindi quando io prendo tutti i punti che corrispondono a delle coppie che hanno uguale norma nello spazio disgiunti, questi sono i punti corrispondenti nello spazio cartesiano. Quindi quello che io riesco a leggere è in questa configurazione qual è la direzione più appropriata in cui esercitare un'accelerazione lineare. In questo disegno c'è solo l'accelerazione lineare, con l'accelerazione angolare è più difficile da visualizzare. Va bene? Per cui faccio un esempio, ma qui, a parità di coppie, io potrei, diciamo, avere più facilità, non potrei, ho più facilità a esercitare un'accelerazione in questa direzione che non, per esempio, in questa direzione qui. Perché? Guardate, l'accelerazione è molto più alta, anzi, mo facciamo in verde l'accelerazione in cui, diciamo, io mi sento a mio agio, e facciamo in giallo quella che in qualche modo non sta sfruttando appieno quello che è, diciamo, le coppie.
nel senso, questo robot come macchina che trasforma, no, quelle coppie in accelerazione all'organo terminale, chiaramente ha delle direzioni in questa particolare configurazione che sono, diciamo, da preferire rispetto ad altre. Quindi questo significa che noi abbiamo uno strumento per capire quale configurazione del robot è più o meno appropriata per eseguire un compito in una determinata direzione. Quindi possiamo ottimizzare la configurazione del robot arrivando evidentemente ad avere un risparmio energetico, soprattutto se devo fare delle lavorazioni continue. Ok? Quindi questo è, diciamo, l'interpretazione. Se il robot è non ridondante, l'equazione precedente è banalmente con J a meno 1, dove c'è la psi inversa. Bene, quindi diciamo qui c'è semplicemente l'equazione per il robot non ridondante. Ok, quindi vediamo, diciamo, l'ultimo argomento per oggi, la scalatura dinamica delle traiettorie. Anche in questo caso, diciamo, ve lo faccio vedere in maniera con un livello di astrazione piuttosto alto, quindi vi do un'infarinatura, perché poi anche questa è una cosa invece che viene utilizzata abbastanza, diciamo, nella pratica. Allora, io che cosa, diciamo, in che situazione mi posso imbattere? Mi posso imbattere nella situazione in cui io pianifico una certa traiettoria, devo fare una certa operazione, ho lì la pianificazione di questa operazione che devo ripetere poi all'infinito, per cui, che ne so, un ciclo di saldature. Faccio la simulazione, esce fuori che io non riesco a eseguirla con il robot che ho a disposizione, con quelle velocità, con quelle accelerazioni, con quel tempo finale. Allora, intuitivamente io che cosa capisco? Beh, intuitivamente io capisco, se questo è il mio robot, è il modello matematico del mio robot, io leggo chiaramente che ci sono tre contributi, ok? Allora, un contributo è massa per accelerazione. Poi c'è un altro contributo che è quadratico nella velocità, corre lì e centripeta. C'è un contributo lineare nella velocità, che è l'attrito, diciamo, viscoso, che qui non è scritto per semplicità. E poi c'è un contributo che è configurazione dipendente. Allora io che cosa capisco intuitivamente? E noi conserviamo, diciamo, la lettura più o meno intuitiva di questo argomento. Io capisco che se io vado ad agire sulle accelerazioni, evidentemente il termine massa per accelerazione lo posso ridurre. La velocità di crociera, se faccio per esempio riferimento a un profilo di velocità trapezoidale, la velocità di crociera sarà molto importante in questo secondo termine, che è quadratico rispetto alla velocità, è q punto al quadrato. Per cui abbassando per esempio la velocità di crociera, io posso, diciamo, agire su questo. Così come mi rendo conto che sulla gravità non ci faccio nulla, perché se io devo fare quelle operazioni, quella sarà il contributo della gravità. Magari posso rallentare, però arriva prima o poi quella coppia. Quindi io mi rendo perfettamente conto che a questo punto io posso rallentare la mia traiettoria in maniera tale da renderla eseguibile rispetto alle coppie. Guardate, posso fare anche un'altra cosa, la posso accelerare la traiettoria, perché se io vado con una traiettoria di tentativo e utilizzo le mie coppie al 20% del valore nominale, del valore massimo, ho comprato una macchina e la sto usando al 20%, e quindi il mio tempo ciclo potrebbe essere nettamente ridotto. Ok? Poi decido io se lo voglio fare o meno. Se è un collo di bottiglia, cerco di ridurlo. Se invece i colli di bottiglia sono
in altre parti della produzione, ma allora lo tengo così e risparmio. Per cui lo studio, diciamo, di questi termini mi consente di aumentare o diminuire le coppie e quindi venire incontro a esigenze, diciamo, del tempo ciclo del mio processo produttivo oppure ottimizzarlo. Quindi, come vi ho detto, non entro nel dettaglio, però quello che vi faccio vedere è il punto di vista, diciamo, matematico, quello che si fa. Io ho una legge nel tempo e che cosa faccio? Io, diciamo, rallento la variabile tempo, per cui definisco una funzione R che rallenta il tempo e poi riscrivo tutto il modello matematico rispetto ad R, R punto, R due punti. In questo modo io riesco ad impostare un problema matematico di ottimizzazione non lineare e riesco quindi a individuare questa possibile scalatura come può essere fatto. Va bene? Ora, diciamo, come vi ho detto, noi non entriamo nel dettaglio di questa, diciamo, di questo processo. Questo è una cosa che, per esempio, ci fu chiesta. Adesso sono passati diversi anni, forse era agli inizi degli anni 2000, 2005 era più o meno, ci fu chiesta da Comau una consulenza su questo argomento con il gruppo, diciamo, di robotica di Napoli, di Cassino e altri atenei che diciamo, accademicamente sono legati al gruppo di Napoli. E loro, diciamo, abbiamo sviluppato un algoritmo di scalatura temporale in cui voglio farvi notare che in tutte le equazioni compare la B, cioè questo è il mio modello matematico, B, C e Q compaiono. Che cosa significa questo? Che se io voglio scalare la temperatura, e la temperatura, voglio scalare la traiettoria, devo conoscere il modello matematico, quindi l'ennesimo motivo per cui io devo conoscere il modello matematico. E fatto sul CAD, i risultati non erano all'epoca, non erano assolutamente, diciamo, soddisfacenti, così come invece fatti sul modello identificato. Ok? Per cui, diciamo, noi, diciamo, partecipiamo a questa attività e scegliendo. Quindi la cosa più semplice per rallentare il tempo è quella di metterci un coefficiente C, diciamo, minore di 1 davanti, e quindi ho rallentato il tempo. E a quel punto tutto quanto quello che devo fare è trovare il C ottimo. Non è semplice, nel senso che è un problema di ottimizzazione non lineare, andiamo proprio nella analisi, però diciamo si fa e l'abbiamo fatto. Ok. Io diciamo, mi fermo qui perché il modello matematico nello spazio operativo è un concetto che ci serve fra un po', nel senso che noi adesso cominciamo a fare il controllo nello spazio dei giunti e preferisco non darvelo adesso, questo concetto, ma più in là. Per cui la parte di modellistica è, come dire, finita al 90% e poi abbiamo quest'ultimo pezzettino da vedere, però quando ci servirà lo facciamo. Avete domande?